Presidente, con la 17ª edizione della Festa dello Sport dopo The Ocean Race Europe, il Porto Antico si conferma ancora una volta cuore pulsante dello sport. 60 discipline in tutta l'area, davvero due giornate di grande feste. Esatto, Porto Antico e lo sport sono un binomio indissolubile, si passa dalla vela ma si arriva giusto alla festa della sede dello sport. Questi avvenimenti che portano 60 discipline, e cioè sostanzialmente tutto quello che lo sport può offrire, all'attenzione di qualunque cittadino, e sappiamo che generalmente abbiamo una 20.000 persone che girano in quest'area e possono provare la disciplina a cui si sentono più legato o di interesse. Quindi veramente un momento molto importante e sempre centrale di quella che è la vita e il DNA di quest'area. Questa è la festa dello sport, della ripartenza, a noi piace chiamarla così, siamo stati fermi tanto ma adesso veramente siamo pronti, abbiamo tutti, condividiamo soprattutto questo entusiasmo e questa voglia di ripartenza. E sarà una festa molto ricca, la festa dello sport sarà comunque come sempre un grande campo sportivo con un sacco di attrezzature, di discipline, ne hai detto tu, sono 60, quindi grande possibilità di provare nuovi sport per i ragazzi, per le famiglie a cui ovviamente da sempre è dedicata questa festa. Un'attenzione anche al fitness che abbiamo ormai da qualche anno, abbiamo un'area che è l'area pedonale di Porta Siberia con allestita una pedana e lezioni ininterrotte di fitness ogni 20 minuti grazie alla collaborazione con le più importanti palestre genovesi. Un programma di iniziative quindi molto ricco anche sotto il palco di Piazza delle Feste, grazie a Stelle nello Sport, con il Gala della Danza WISP, ma soprattutto con un programma ricchissimo di esibizioni interrotte per due giorni. Assessore, quanto è importante in questo momento, tra l'altro coincidente con la ripartenza delle scuole, quindi molto sentito dai giovani, questa festa dello sport con tante discipline sportive, tante associazioni messe in rete da Porto Antico e Stelle nello Sport qui per due giornate davvero di grande divertimento? Beh, devo dire che si sancisce oggi il 22 di settembre e esattamente ieri è terminata l'estate, quindi diciamo una chiusura di una stagione meravigliosa di sport, e avremo questi giorni che appunto arriveranno col 24 sera che ci sarà appunto il gala dello sport e due giornate interamente dedicate allo sport proprio in questa cornice meravigliosa che è il Porto Antico, dove appunto purtroppo lo scorso anno non siamo potuti essere, quindi quest'anno sicuramente grande entusiasmo e un grandissimo segnale sicuramente di ripartenza per tutto il mondo, non soltanto diciamo in ambito dedicamente del lavoro nella sanità, ma anche in quello sportivo. Lo sport aspettava da tanto veramente, credo che anche si sia capito, soprattutto dai grandi risultati ottenuti anche con le Olimpiadi, le Paralimpiadi, gli europei, abbiamo visto anche nel mondo del tennis, abbiamo avuto veramente grandissime soddisfazioni, come se veramente i nostri atleti non vedessero l'ora di ripartire, ma soprattutto anche non dimentichiamoci il mondo dilettantistico, che è quello che senz'altro economicamente ha patito di più, e quindi la possibilità di riprendere le attività, i corsi e soprattutto i più piccoli di ritornare a vivere proprio attraverso lo sport, credo che veramente sia una gioia che non abbia prezzo. È una festa che ancora una volta dimostra come lo sport sia un qualcosa di trasversale, che attraversa le vite di tutti noi, delle famiglie, dei ragazzi e delle ragazze, dando dei segnali fortissimi. Mi fa piacere essere in questa festa di Stelle dello Sport, perché vuol dire che il sociale è una parte preponderante, importante, che si affianca alla parte dell'agonismo, alla parte della competizione, per dire e sottolineare ancora una volta come uno sport può essere inclusivo, come uno sport può essere anche innovativo, come lo sport può dare speranza a famiglie, ragazzini e ragazzine che pensavano magari di avere dei limiti insuperabili e invece grazie allo sport si sono reinventati ore, giornate, e hanno ritrovato socialità e davvero speranza. Questo è in linea con Sportability, col messaggio che abbiamo dato alla Sciorba. Tutti insieme eravamo più di 500, con le associazioni, con gli istruttori, con le famiglie, con i ragazzini, e il segnale è stato fortissimo, vedere tutti insieme qual è la forza di tutto questo associazionismo e dello sport che include. E tutto questo in linea col messaggio che ci hanno dato i nostri atleti paralimpici, e noi ne abbiamo uno grandissimo come Francesco Bacciardo, ma ne abbiamo altri che stanno crescendo nella nostra regione. Tutto questo in linea con le politiche che stiamo facendo come Regione Liguria, che sono anche politiche sociali, che hanno destinato con i fondi del sociale, dell'inclusione sociale, fondi appunto per le associazioni e le società sportive che includono. Poi c'è la scuola, tutto questo deve arrivare anche ai ragazzi.
e quindi il premio delle scuole, il premio del concorso nelle scuole, vuol dire far capire e stimolare i ragazzi sul valore dello sport. E più portiamo questi messaggi, i testimonial, il valore sociale dello sport, che vuol dire competere e non sempre vincere, e beh, io penso che abbiamo anche fatto una grande opera di orientamento e abbiamo stimolato i ragazzi in qualche cosa di positivo. E quindi anche la scuola e la presenza della scuola è importantissima in questo evento. È la 17ª volta che vengo, che assisto e partecipo a questa bellissima edizione. Questa è la festa, la vera festa dello sport, uno dei più grandi eventi promozionali sportivi sicuramente d'Italia, per qualità di eventi, per presenze, per numero di discipline sportive presentate, eccetera. Quindi è veramente un'occasione unica per promuovere la città, per promuovere lo sport, per promuovere i valori che voi contribuite con la vostra associazione a diffondere, a propagare ogni anno attraverso 1000 iniziative, 1000 eventi, attraverso il coinvolgimento delle scuole, attraverso il coinvolgimento di attraverso tante varie iniziative. Quindi come rappresentante onorario del CONI, ma soprattutto come consigliere delegato allo sport del Comune di Genova, sono veramente onorato di essere qui, di partecipare, e grazie a voi ogni anno per essere sempre presenti sul territorio per questa grande iniziativa che coinvolge migliaia e migliaia e migliaia di appassionati, tanti giovani che hanno iniziato qui nel primo impatto proprio con per affrontare nuove discipline sportive, e poi magari sono diventati atleti, sono diventati anche dei campioni, li abbiamo visti in tutti questi decenni. È molto importante, è una tradizione che si rinnova, vi ringrazio di averla tenuta in vita nonostante tutti i problemi che in questi ultimi 2 anni ha creato la pandemia. È un bel segnale per il mondo sportivo genovese e ligure, è un bel segnale per tutta la regione, quindi grazie di questa iniziativa. Tanta discipline sportive in tutto il Porto Antico, uno spot per l'attività di base. Certamente sì, l'attività di base è questa, la gente viene, prova, conosce le discipline sportive e l'approccio per i ragazzini, tra l'altro in open air, quindi il massimo della vita, ma non perché c'è la pandemia. È sempre così, il massimo della vita fare l'attività open air. WISP in questa occasione allestirà il campo da basket e organizzerà il sabato tra le 16 e le 19 un torneo di mini basket, comunque per meglio dire diverse leve, e un unico incontro in progress, e alla sera presso la Piazza delle Feste invece il consueto Gala della Danza, questo a partire dalle ore 21, quindi insomma 2 appuntamenti classici della Festa dello Sport che speriamo anche quest'anno di rendere al meglio per il piacere del pubblico e dei partecipanti. Una festa della ginnastica che testimonia proprio in questo momento l'impegno delle società sportive che hanno riaperto con grande difficoltà, e quindi a loro va il plauso per questa ripartenza sperata, e devo dire con soddisfazione anche con numeri e disponibilità molto importanti. Riapre con questa festa, sarà un modo per dimostrare come il nostro sport diciamo rimane ancora tra quelli che punta sia all'attività di base, quindi all'attività di attività motiva, sia a testimoniare i risultati agonistici che anche in questo periodo sono stati particolarmente importanti, sia di ritmica che di artistica. Qualche problema per la maschile, ma il problema degli attrezzi per la maschile sappiamo quanto sia difficile, parallelamente all'impiantistica deve essere superato, ma ci stiamo impegnando. Infatti il prossimo calendario regionale 2002 sarà veramente un grandissimo campionato di qualità. Speriamo che ci venga incontro anche l'accesso definitivo del pubblico, ma sarà un campionato veramente da seguire per la ginnastica. Il Comitato Prima Zona è molto 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 attento all'attività velica per chiunque, è detto bene, per chiunque. Sabato e domenica chiunque si affaccerà al Porto Antico nelle vicinanze della ruota panoramica avrà la possibilità di fare provare ai bambini direttamente l'ebbrezza di un giro in barca a vela, oppure sulla nostra giostra, che è la veletta messa sul simulatore, che i bambini gradiscono molto, anzi è difficile poi farli scendere, molto difficile farli salire, ma altrettanto difficile se non di più farli scendere.
li aspettiamo tutti, è la festa dello sport, è la festa di tutti gli sport e mai come in questo momento è importante portare avanti questo messaggio. Due giorni sperando nel buon tempo per i bambini, i ragazzini, per riniziare l'attività che come federazione stiamo cercando di proporre per tutte le società del Comitato Centro Genova, con la speranza naturalmente che ci sia molto afflusso e ripartire in sicurezza per, nelle singole palestre delle società di Genova. Il trofeo Gianluigi Corti l'abbiamo creato perché ci sembra giusto ricordare una persona molto importante nell'ambito pallavolistico genovese che ha dato tanto anche a livello nazionale, e quindi questa iniziativa è dedicata a una persona appunto che ci ha aiutato anche a crescere all'inizio dell'attività della federazione qua di Genova. E domenica ci sarà la ripartenza della danza sportiva con esibizioni e dimostrazioni di tutte le possibilità che hanno gli atleti della danza sportiva. E è molto importante per noi questo momento che ci avete dato opportunità di condurre, perché gli atleti si stanno riscaldando, si stanno preparando a quelli che saranno i nostri campionati regionali il 13 e il 14 di novembre a Quigliano. E soprattutto domenica pomeriggio dalle 4 in poi ci sarà davvero la possibilità di vedere le infinite possibilità della danza, che vanno dai piccoli bambini agli adulti, ai grandi.